Beh, io non sono uno dei massimi esperti su questo argomento. No. Sono un semplice ricercatore che si occupa però da 30 anni di questi problemi, degli effetti biologici dei campi elettromagnetici. Non concordo grandemente con quello che è stato detto sul fatto che La velocità è di 1, 2, 3, sul 4 secondi. problema relativo alla scienza, nel senso che la scienza è la serie di conoscenze che abbiamo oggi su un certo argomento, che probabilmente possono essere smentite domani o comunque completate in futuro. E la nostra scienza è una scienza estremamente giovane, che ancora ha studiato molto poco dei funzionamenti dell'organismo. E Una velocità che come maggiore di 3 metri al secondo. dunque, scusate che faccio partire la presentazione. Allora, Fiorenzo, ti ascoltiamo, buona relazione. D'accordo, grazie. Ecco qua, vedete la prima diapositiva? Sì, si vede. Ci vuole un feedback. Si vede? Sì, si vede, si vede. Sì. Allora, cominciamo questa chiacchierata sul problema relativo ai campi elettromagnetici che comprende diverse parti. In una prima parte vedremo per quale motivo campi elettromagnetici sono un problema ambientale prima che di salute per l'uomo. L'uomo è solo una parte della natura. Poi vedremo quali sono le conoscenze scientifiche attuali sulle ricerche fatte, sia da noi che da Ci sono centinaia di ricercatori che studiano questo problema nel mondo. E poi vedremo qual è il problema relativo al 5G e all'informazione sul 5G, e al fatto che l'informazione non è completa e anzi si tende a minimizzare e a sottovalutare gli effetti biologici. E vedremo che cosa si può fare in concreto, insomma, per diminuire questa esposizione. E io ritengo che quando un apparato, una tecnologia in qualche modo è dannosa per l'organismo, debba essere sostituita con qualcos'altro che non è dannoso. Questo come principio biologico generale. Il problema dei campi elettromagnetici è un po' come aver versato una boccetta dell'inchiostro d'inchiostro nell'acquario, perché in realtà quello che succede è che l'ambiente elettromagnetico in cui l'uomo si è evoluto in tutti i tempi evolutivi è profondamente cambiato dalla presenza di questi campi elettromagnetici artificiali. L'ambiente in cui viviamo, che può essere paragonato a un acquario, è la nostra terra e i campi elettromagnetici dell'ambiente proprio corrispondono all'aver versato una boccetta d'inchiostro nell'acquario. Cioè l'ambiente in cui viviamo e in cui ci siamo evoluti è profondamente cambiato e soltanto da 60-70 anni. Diciamo da quando si comincia a utilizzare l'energia elettrica. Scusi, E questo dal punto di vista evolutivo è le diapositive non un vanno avanti, scusi. Magari non ha messo in modalità presentazione, quindi siamo ancora alla prima e forse lei invece sta già parlando della seconda. tempo. E
Non so, questo dovrebbe, e c'è un pulsante in alto a sinistra che dà l'avvio alla presentazione. L'ho già usato e già... E noi siamo ancora alla diapositiva, però. Ma la vedete a tutto schermo? No, la vediamo con tutte le altre piccole diapositive a sinistra. Allora questo non va, sì. Vediamo un po'. E poi chiedono anche se potesse parlare un po' a voce un po' più alta. Va bene. Allora, riproviamo. Allora, condivido lo schermo. Vedo questa. Così la vedete a tutto schermo? Sì, sì. Perfetto. E così sì. Si vede la prima, la seconda? Sì, sì. Ok. Stavo dicendo questo, che... Allora, voce un po' più alta, devo avvicinare il microfono. Ok. Dicevo che l'immissione di campi elettromagnetici artificiali nell'ambiente corrisponde ad aver versato una boccetta d'inchiostro in un acquario. L'acquario è quello dove noi viviamo ed è la terra in cui viviamo, e la terra è stata completamente avvolta da campi elettromagnetici artificiali, tanto che se voi prendete una radiolina e andate in cima all'Everest e riuscite a prendere qualche stazione, segno che campi elettromagnetici arrivano in qualsiasi posto sulla Terra e in maniera sempre più pervasiva, cioè sempre a densità di potenza sempre maggiore, perché le frequenze utilizzate sono tantissime e ognuna aumenta di densità di potenza, e anche il 5G sarà un aumento delle radiofrequenze che ci sono già. Il telefono è lo strumento più invasivo che utilizziamo a causa della sua vicinanza. È uno strumento estremamente dannoso, tanto che le radiofrequenze sono state classificate dallo IARC come possibili cancerogeni per l'uomo. E quindi, voglio dire, non è una cosa che abbiamo l'incertezza che sia... o come dice qualcuno, fanno male o fanno bene, non si sa. È vero che tantissimi studi indicano che il telefono produce una serie di patologie, anche gravi, a seconda ovviamente del suo uso. Allora, facciamo una valutazione generale, cioè... esistono campi elettromagnetici naturali e campi elettromagnetici artificiali. Quelli naturali sono quelli in cui gli organismi viventi si sono sempre evoluti sulla Terra e quindi sono sempre stati presenti in tutta la storia dai primi esseri viventi fino ad arrivare all'uomo. E quindi gli organismi che si sono evoluti hanno evoluto anche dei metodi per utilizzare questi campi elettromagnetici naturali. E questo è il motivo per cui siamo sensibili anche a quelli artificiali. Una prima differenza è che i campi elettromagnetici naturali sono continui e non pulsati, cioè non cambiano di polarità. Il campo elettrico naturale che è presente sulla superficie della Terra ha un valore di circa 130 volt per metro, quindi è un campo elettrico molto alto. E noi, per esempio, abbiamo sviluppato dei sistemi di protezione dal campo elettrico naturale. Tutto il nostro sistema nervoso, ad esempio, è circondato da una guaina mielinica, che è un perfetto isolante, contro l'induzione da parte del campo elettrico esterno, e questo preserva la conduzione degli impulsi nervosi nel sistema nervoso. Poi abbiamo campi magnetici naturali. Tutti hanno fatto l'esperienza di utilizzare una bussola. La bussola dirige la sua direzione, l'ago indica la direzione del flusso magnetico sulla superficie della Terra.
Il polo nord è sempre da quella parte, il polo sud è dall'altra, e questo significa che il campo magnetico è un campo magnetico che fluisce continuamente e non è pulsato, cioè non cambia di polarità. Se guardiamo dal punto di vista della estensione del campo magnetico terrestre, vedete che questa è la Terra, e si vedono questo alone blu è quello che rappresenta schematicamente il campo magnetico terrestre, che ha un valore di circa 50 microtesla. Il microtesla è l'unità di misura del campo magnetico. Questo campo magnetico, oltretutto, viene anche deviato e schiacciato dal vento solare. Vento solare che è un fluire continuo di particelle cariche e di plasma che perturbano il campo magnetico terrestre, in modo particolare quando sul Sole ci sono eruzioni solari o nel periodo del ciclo di fine ciclo solare, in cui questo plasma è più forte e il campo magnetico terrestre viene fortemente perturbato. Questa perturbazione del campo magnetico terrestre, oltre ad essere oltre ad influenzare la strumentazione, per esempio le bussole, gli apparati di bordo degli aerei o delle navi, per cui in quei periodi di particolare tempeste solari si dice agli responsabili della navigazione di non tenere conto completamente delle strumentazioni di bordo. Queste perturbazioni del campo magnetico terrestre però hanno anche influenza sugli organismi viventi. Tutti gli animali che utilizzano il campo magnetico come sistema direzionale, come i delfini, le balene, i piccioni, ne risentono, ma queste perturbazioni del campo magnetico terrestre comportano anche alterazioni comportamentali. Sono stati anche verificati che nei periodi di particolare perturbazione del campo magnetico terrestre anche il comportamento degli uomini cambia. E quindi noi viviamo in un ambiente dove i campi elettrici e magnetici naturali esistono e influiscono sul nostro sistema vivente. Poi vediamo anche effetti della ionizzazione solare, del flusso del plasma solare sul campo magnetico terrestre, che produce queste meraviglie che sono le aurore boreali, ma che ci indicano che esiste il campo magnetico, esiste una perturbazione da parte del flusso solare. Quindi in questo ambiente naturale noi ci siamo evoluti e viviamo. Poi sono stati immessi questi campi elettromagnetici artificiali. La caratteristica dei campi elettromagnetici artificiali è la pulsazione. Cioè queste onde si chiamano onde perché cambiano di polarità, hanno un massimo e un minimo e questa polarità è quella che induce delle correnti negli organismi colpiti e produce delle alterazioni al metabolismo e alla fisiologia cellulare e al funzionamento metabolico. Faccio un esempio sulla induzione elettrica. Se voi prendete quello che vedete è uno strumento, un oscilloscopio antico, che serve per vedere la onda elettrica della corrente elettrica. Bene, come sta facendo la mano che vedete nel campo? Sta toccando con l'indice la punta dell'oscilloscopio, cioè della sonda dell'oscilloscopio. E si vede che l'organismo pulsa a 50 Hz come la corrente elettrica che sta nell'ambiente in cui si vive. Cioè noi, essendo circondati dalla circolazione del campo elettrico del nostro impianto elettrico stesso, assumiamo la pulsazione di 50 Hz che è la pulsazione degli apparati elettrici.
Questa pulsazione, come vedete, l'onda ha un minimo e un massimo, questo cambio di polarità produce induzioni all'interno del nostro organismo, all'interno delle nostre cellule, e si producono delle correnti che l'organismo non sa come né mettere a tacere né utilizzare. E per quanto riguarda la bassa frequenza, quindi la corrente elettrica viene distribuita come corrente elettrica alternata, proprio perché... Dov'è? Però niente, stasera fai due tiri. Che succede? Viene distribuita come corrente elettrica alternata perché cambia di polarità 50 volte al secondo. Il positivo diventa negativo, i due fili praticamente da cui prendiamo la corrente cambiano di polarità 50 volte al secondo. E questo produce quell'onda sinusoidale che abbiamo visto. L'AIARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel 2001 ha classificato questa alternanza di polarità della corrente elettrica come possibile cancerogeno. Le ore 18. Il campo magnetico a 50 Hz è stato classificato come possibile cancerogeno per l'uomo, ma nessuno vi ha informato del fatto che questa, per esempio, questa corrente elettrica, questo campo magnetico, agisce anche quando voi utilizzate semplicemente il forno elettrico di casa, oppure se siete vicino a una linea ad alta tensione, perché questo campo magnetico di bassa frequenza produce delle alterazioni al funzionamento delle nostre cellule. Il campo elettromagnetico è dato da una pulsazione delle onde elettromagnetiche, vedete a sinistra pulsazioni più lente. Qui vediamo la corrente elettrica, non so se vedete il cursore sullo schermo. Sì, si vede bene. E qui abbiamo le basse frequenze. Le basse frequenze significa che l'onda è molto grande ed è molto lenta. Poi abbiamo le alte frequenze, man mano che ci spostiamo sulla destra, le frequenze diventano più alte e chiaramente la lunghezza d'onda, cioè la distanza tra una cresta e l'altra, è la lunghezza d'onda, diminuisce progressivamente. E per fare un esempio, abbiamo detto la corrente elettrica ha un'onda elettromagnetica che pulsa, cioè cambia di polarità 50 volte al secondo, quindi 50 Hz. Il telefono cellulare che si trova in questa zona dello spettro elettromagnetico, come vedete, il GSM, per esempio, ha una pulsazione di 900 MHz, cioè 900 milioni di volte al secondo. Qua la lunghezza dell'onda a 50 Hz è 6.000 km, nel telefono cellulare la lunghezza d'onda è 30 cm. Nel Wi-Fi 7,5 centimetri, nel 5G intorno a qualche millimetro. Per questo si chiamano onde millimetriche. Nella porzione dello spettro elettromagnetico che è indicata qui, vedete, viene indicata come luce visibile. La luce che noi vediamo è un'onda elettromagnetica e occupa un piccolo spazio nello spettro elettromagnetico. Al di là di questa abbiamo le radiazioni ionizzanti. Ionizzanti significa che possono modificare la carica elettrica delle molecole colpite. Successivamente, sempre ad onde elettromagnetiche più piccole, troviamo i raggi X che vengono utilizzati, come sappiamo, per la diagnostica medica e i raggi cosmici.
e quindi tutta la parte delle radiazioni nucleari. Ora, noi come specie vivente ci siamo evoluti con uno spettro elettromagnetico dove esisteva solo la luce visibile, quella portata dal sole, e poche altre cose, delle onde elettromagnetiche più lente. Per il resto lo spettro elettromagnetico fino a 100 anni fa era vuoto. Già nel 97 si è cominciato a preoccuparsi degli effetti sulle città. Questo è uno studio fatto a Bologna dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Comune di Bologna, di cui io facevo parte. E era stata istituita per il fatto che a Bologna c'erano 41 scuole che erano in vicinanza di cabine di trasformazione dell'Enel della bassa frequenza. E questo studio fece appunto la valutazione di come si poteva modificare in qualche modo e sottrarre i ragazzi alle esposizioni del campo elettromagnetico di bassa frequenza. Ma questo studio fece anche una valutazione delle conoscenze, parliamo del 97, sulle radiofrequenze, sugli effetti delle radiofrequenze. E in quel periodo avevamo trovato che nella bibliografia internazionale si pensava che il valore di 5,57 volte per metro potesse essere un valore limite al di là del quale cominciava la pericolosità della esposizione. Ora noi abbiamo dei limiti di legge che sono limiti di esposizione a 20 volt per metro che riguarda l'esposizione immediata. Cioè questo limite di legge dice che se uno si espone a valori di 20 volt per metro ne ha un danno immediato. I limiti di legge sono stati fatti tutti per effetti acuti. Sempre questo limite di legge della legge attuale parla di un valore di attenzione di 6 volt per metro nei luoghi in cui si permane per più di 4 ore, come le scuole, le case, gli ospedali, i luoghi sensibili. Sempre su questa legge c'è un obiettivo di qualità che però è uguale al valore di attenzione, cioè sempre di 6 volt per metro. Ed è un'anomalia perché questo obiettivo di qualità dovrebbe invece tendere a valori più bassi come obiettivo di qualità. Se noi facciamo un confronto tra il fondo naturale pulsato per tutti i tempi evolutivi fino in circa al 1940, il valore del campo elettromagnetico naturale è di 0,302 volt per metro, mentre noi utilizziamo un limite di legge che va da 6 a 20 volt per metro. Quindi vedete la enorme differenza che esiste tra l'esposizione elettromagnetica permessa data dal limite di legge e l'esposizione elettromagnetica naturale, come dovrebbe essere nell'ambiente naturale. Attualmente quindi abbiamo un limite di legge di esposizione di 61 volt per metro, che è quello indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, ma che è un organismo privato che fa da consigliere all'Organizzazione Mondiale della Sanità. E anche questa è un'anomalia, perché la sanità pubblica dovrebbe avere dei suoi organismi per valutare la pericolosità di qualsiasi cosa. In Italia abbiamo un limite di 6 volt per metro, dovuto alla legge che dobbiamo al professor Giuliani, che
nella commissione dell'Istituto Superiore di Sanità che stabilì i limiti per la legge, portò avanti questo limite come un limite che, di conoscenze attuali in quel momento, che non doveva essere superato nell'esposizione della gente. Anzi, nel documento Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, dove si valutarono i limiti di esposizione che dovevano essere utilizzati per legge, è anche riportata una relazione in cui si dice che per le onde modulate, onde elettromagnetiche modulate, il valore sarebbe dovuto scendere a 3 volt per metro, cosa che non fu attuata poi nell'utilizzare i limiti di legge. Gli studi indipendenti sugli effetti dei campi elettromagnetici, faccio riferimento a ICEMS, a Bioiniziative e anche altri studi, un limite di esposizione dovrebbe essere portato almeno a 0,6 volt per metro. C'è una cosa curiosa da segnalare: le assicurazioni non assicurano contro i danni da campi elettromagnetici. Chissà come mai. E spesso si dice che non esiste documentazione sufficiente per stabilire la pericolosità dei campi elettromagnetici, cioè che non esiste ricerca certa e sicura sugli effetti dei campi elettromagnetici. In questo sito, che è www.bioiniziative.org, c'è la pubblicazione di 1557 pagine di studi indipendenti fatti da ricercatore sugli effetti biologici, e già questa è una documentazione che basta per stabilire i problemi relativi alle patologie provocate dall'utilizzo di esposizione a campi elettromagnetici. Questa è la commissione ICEMS che fu fondata a Catania nel 2002. E ci sono alcune persone che sono i più importanti ricercatori in campo internazionale sui campi elettromagnetici: la dottoressa Belpoggi del Ramazzini, il dottor Sil Smith, che ha studiato l'influenza delle varie frequenze sulle dimensioni degli organi, il dottor Martin Blank, che ha studiato la teoria del funzionamento frattale del DNA, Keel Hanselmeyer, Carl Blackman, di cui parlerò dopo, e la dottoressa Cindy Sage, che è quella che ha raccolto tutte le pubblicazioni che avete visto prima, il dottor Harry Lai, eccetera. Quest'altra pubblicazione, che anche questa potete scaricare dal sito www.icems.eu, riporta 65 ricerche che dimostrano i meccanismi degli effetti non termici dei campi elettromagnetici. Sapete che negli anni passati, e c'è tuttora, la diatriba che soltanto i campi elettromagnetici che producono calore possono provocare dei danni all'uomo, secondo il principio del forno a microonde. E questo invece non è vero, perché ci sono tanti effetti che sono al di sotto della quantità di campo che provoca calore, ma che provocano invece danni alle cellule. Sulla base degli studi fatti dal professor Ardel sugli tumori cerebrali, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011, quindi sono ormai 10 anni, ha classificato le radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo, come per la corrente elettrica nel 2001. E questa classificazione è stata fatta nel 2011 perché l'Agenzia
diceva, abbiamo molti studi sulle cellule, molti studi in vitro, non abbiamo studi su animali, per cui senza gli studi sugli animali non si può fare una classificazione più restrittiva di cancerogeno probabile o di cancerogeno certo. Questa classificazione quindi è stata fatta come gruppo 2B possibile cancerogeno per l'uomo. Nel 2018 sono stati pubblicati i risultati dei lavori fatti, delle ricerche fatte sugli animali, sui topi in particolare, dall'Istituto Ramazzini e dal National Toxicology Program negli Stati Uniti. Quindi questa è la classificazione del rischio di cancerogenicità dello IARC, dove si mette nel gruppo 1 i cancerogeni certi, nel gruppo 2A i probabili cancerogeni, nel gruppo 2B possibili cancerogeni. Attualmente la classificazione è nel gruppo 2B, ma questi studi che sono stati fatti su animali, pubblicati da Ramazzini, che ha esposto i topi al segnale delle antenne, e dal National Toxicology Program, che ha esposto gli animali ai telefoni, entrambi hanno trovato tumori di tipo schwannoma, cioè tumori delle cellule di Schwann del cuore, e altre patologie che sono derivate dall'esposizione di questi animali. Quindi adesso, anzi dal 2018, c'erano tutte le necessarie conoscenze per classificare le radiofrequenze come cancerogeni certi, come dice il professor Ardel, o quantomeno come probabili cancerogeni, che bisogna evitare. Con report qualche tempo fa, nel 2018, abbiamo fatto un giro in alcuni siti tipo questi. E addirittura 20 anni fa fu fatta una commissione interministeriale che aveva lo scopo di verificare quanti siti come questo c'erano in Italia e se erano pericolosi per la cittadinanza, e doveva indicare quali dovevano essere sottoposti a una riduzione a conformità, quantomeno, e a comunque a mantenere dei livelli di emissione al di sotto dei limiti di legge. Questa commissione trovò che questi siti come questo ce n'erano 121 in tutta Italia. E andando in giro col report ci siamo accorti che nessuno di questi siti era stato bonificato. Quello che vedete nell'immagine è il sito di Rocca di Papa, dove le antenne sono tutte abusive, tutte sottoposte da parte del Consiglio di Stato per l'abbattimento, a un'ingiunzione per l'abbattimento, e su cui non è stato fatto assolutamente niente. L'aumento ambientale delle radiofrequenze e microonde segue questa curva che vedete. È un po' come la curva dei contagiati del coronavirus. Dal 2005-2006 fino agli ultimi anni, questa arriva fino al 2011, c'è un'impennata di campo elettromagnetico nelle città che ha proprio questo andamento, cioè un aumento spaventoso della quantità di campo a cui tutti i cittadini sono esposti. Per questo dico che il problema è, oltre che per la salute dei cittadini, è un problema ambientale, proprio dell'ambiente in cui noi viviamo. E sono stati fatti degli studi, ce ne sono 6 credo, in cui sono stati dimostrati dei sintomi nelle persone che vivono vicino alle antenne. Questo grafico dimostra che praticamente dalla zona dove si trova l'antenna, in questo punto,
allontanandosi fino a 300 metri di distanza, si ha una diminuzione di tutti questi sintomi che sono disturbi del sonno, depressione, problemi cardiovascolari, perdita dell'appetito, nausea, eccetera. E questo dimostra il fatto che l'esposizione cronica ai campi elettromagnetici della emissione delle antenne provoca addirittura un peggioramento della qualità della vita nelle persone, perché questi sintomi non sono cancro, sono sintomi reversibili che possono essere rimessi quando ci si allontana dall'esposizione, ma che nelle persone che risiedono vicino alle antenne provocano un peggioramento della qualità della vita. Ci sono altri studi interessanti, io adesso non ne posso enumerare solo qualcuno più caratteristico. Questo che per esempio è stato fatto mettendo a confronto due scuole in cui gli studenti erano esposti in una scuola a campi elettromagnetici di un'antenna telefonica e l'altra non era esposta. E quello che hanno trovato questi ricercatori è che gli studenti che sono esposti a campo elettromagnetico hanno una quantità di emoglobina glicata superiore a quelle degli studenti che invece non sono esposti, come se questi studenti fossero predisposti ad avere il diabete. L'emoglobina glicata è un marker del diabete. L'anno scorso, ottobre 2019, Scientific American, che è una prestigiosa rivista divulgativa negli Stati Uniti, ha pubblicato questo articolo che dice: non abbiamo nessuna ragione di credere che il 5G sia sicuro, perché non ci sono studi sugli effetti delle radiazioni del 5G. Scusate, non va avanti. Eccolo qua. Questa è una pubblicazione che abbiamo fatto nel 2004 e abbiamo studiato l'esposizione al telefono cellulare a 900 MHz e abbiamo trovato che sulle cellule in coltura si verificavano alterazioni della regolazione genica, quindi effetti genetici dei campi elettromagnetici. In pratica questo studio diceva che se seguite la curva verde, le cellule danneggiate vengono eliminate a circa 2 ore di esposizione e poi parte un gene che è il gene di sopravvivenza cellulare che viene attivato dopo 10 o 12 ore di esposizione e che fa riprodurre le cellule, probabilmente anche quelle già danneggiate che erano sopravvissute prima. E quindi si verifica sulle cellule in coltura un danno che è duplice. Uno, quello del danneggiamento delle DNA che provoca la morte cellulare delle cellule colpite, almeno per il 20%, e l'altro che invece altera la regolazione genica che fa proliferare le cellule anche in maniera non voluta dall'organismo. Poi esistono molti studi epidemiologici degli effetti sugli antenne che hanno trovato una grande quantità di sintomi, come riportavo prima. Una valutazione dell'impatto biologico su cellule in coltura è stata fatta su una stazione radiobase in questo paesino, in Alta Italia, dove abbiamo fatto una coltura di cellule. Qui vedete un incubatore per cellule portatili, vedete qui le fiasche di coltura con le colture cellulari che vengono esposte al campo elettromagnetico che passa attraverso
la struttura di plastica dell'incubatore e quelle protette con un metallo che forma una gabbia di Faraday connesso a terra dove il campo non entra. Poi mettendo a confronto le colture cresciute ed esposte con le colture di controllo, si vede che il campo elettromagnetico, che è questo, in quel luogo dove è stato fatto questo esperimento, e vedete qui le due, i due picchi delle emissioni Telecom e Wind e le altre frequenze presenti, il Wi-Fi e così via, considerando che in queste case dove sono state fatte queste colture il campo complessivo era 1,6, 0,9, 2,1 e 1,6 volte per metro, il che significa che siamo tre volte al di sotto del limite di legge di 6 volte per metro di cui parlavamo. Qui si vedono alcuni effetti sulle cellule. In pratica si tratta di questo: alle cellule in questi pozzetti viene aggiunto un colorante metabolico che le cellule metabolizzano, e quando metabolizzano si colorano. Le cellule che invece non metabolizzano, che sono state esposte al campo elettromagnetico, vedete che non hanno metabolizzato il colore perché probabilmente o sono morte o sono comunque danneggiate. Quindi queste sono le cellule di controllo che hanno metabolizzato il colore, quelle non esposte. Queste sono le cellule esposte che sono state danneggiate dal campo elettromagnetico. Anche dal punto di vista genetico si vede che alcuni geni vengono alterati dall'esposizione. Per esempio questa colonna è la colonna delle cellule di controllo, vedete con C, e dove questi geni sono meno espressi che nella colonna delle cellule esposte, dove invece questi geni sono più esposti. In grafico magari si capisce meglio la differenza tra le cellule di controllo e le cellule esposte. Quindi l'esposizione al campo elettromagnetico in un'abitazione, non in maniera simulata, ma al segnale vero, che investe anche le persone che ci abitano, può provocare delle alterazioni alla regolazione genica dei geni del DNA. Il professor Ardell ha fatto notare una cosa. Facendo un'indagine epidemiologica sull'utilizzazione dei vecchi telefoni G2 GSM e dei nuovi telefoni relativamente nuovi ormai, G3 e UMTS, aveva trovato che sebbene i vecchi telefoni emettessero un campo maggiore, il rischio per il tumore cerebrale, cioè per il glioma, per 100 ore di uso, era di 1,4 volte. Quindi c'era un rischio maggiore in chi utilizzava il telefono rispetto a chi non lo utilizzava, ma di 1,4 volte. Utilizzando i nuovi telefoni G3 o MTS, sebbene il loro campo di emissione fosse minore, il rischio di sviluppare un tumore cerebrale era 4,7 volte maggiore. Quindi lui aveva ipotizzato il fatto che questi nuovi telefoni, come per esempio gli UMTS, che servono anche per inviare immagini, per inviare grandi quantità di dati, devono utilizzare una banda di campo elettromagnetico più larga, e questo è quello che probabilmente produce il maggior rischio di ammalarsi. Ma non si tratta di raffreddore, si tratta di rischi per il glioma, cioè per un tumore cerebrale. Nella nostra società il telefono mette radici in maniera molto avvinghiante per tutti gli utenti, e in molti casi quello che succede è che vediamo situazioni di questo genere. I bambini che utilizzano indifferentemente il telefono cellulare. Un altro dato sperimentale
riportato da Debra Davis, fatto da un ricercatore Udaci nel 2008, questo signore ha esposto a campi elettromagnetici del telefono, quindi ha fatto telefonare dei topi. E poi è andato a guardare lo sviluppo cerebrale dei neonati da questi topi. E ha trovato che questa è una fetta dell'ippocampo, cioè della porzione centrale del cervello, dove si vede un assottigliamento delle cellule cerebrali, vedete, che invece non c'è nei topi che non hanno telefonato. Vedete, questa linea di cellule dell'ippocampo, quindi della parte mediana del cervello, che è, in quelli che sono esposti, molto meno sviluppata. Quindi c'è un effetto anche sui topi, sullo sviluppo cerebrale. Quindi esiste un'influenza importante. Il telefono cellulare è uno strumento che da non usare al di sotto dei 16 anni, perché le strutture in accrescimento del corpo non si sono ancora stabilizzate, nuoce gravemente alla salute, perché in effetti questo è il risultato degli studi, da non utilizzare assolutamente in gravidanza, perché il feto, come è successo anche nei topi che abbiamo visto prima, può subirne dei danni. La pubblicità incoraggia di farlo utilizzare ai bambini. E abbiamo visto che quanto più il bambino è piccolo e quanto più il telefono cellulare, la radiazione del telefono cellulare può produrre dei danni, soprattutto dei danni alla plasticità neurologica. Adesso, se riesco, vi faccio vedere un piccolo video della professoressa Lucangeli, che studia i danni neurologici del comportamento dovuti all'utilizzazione del telefono cellulare. In pratica, quello che succede è che il telefono cellulare produce una dipendenza dopaminergica, e la dopamina è uno degli ormoni della soddisfazione, che tra l'altro si esprime anche, per esempio, con l'uso di droghe, di alcol, con tutte le sostanze che alterano la coscienza e la struttura dell'organismo, si produce questo ormone, che è l'ormone che, quando manca, dà assuefazione e che produce quindi delle crisi di astinenza. Allora, vediamo come uscire da qua. Ce la fai? Sì, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Beh, ragazzi, avere dei dati così, continuare, io dico che siamo un po' folli, eh? È follia. Io ti sento dire delle cose con anche un po' di rammarico, no? Su quello che stiamo facendo alla nostra umanità. Purtroppo è così. Allora, riprendiamo la condivisione dello schermo. Sì. E non sono uscito. Sì, sì. Vai su share screen. Sì, non me lo fa vedere un attimo. Eccolo qua. Lo vedete adesso? Sì.
Allora partiamo con questo. Allora, questa è una conferenza della professoressa Lucangeli che si occupa di neurosviluppo e che sta studiando proprio la dipendenza da cellulare sui neonati, sui bambini piccoli. Questo filmato dura 2 minuti e quindi è molto breve, dove si vede un bambino che utilizza un telefono cellulare, la mamma glielo toglie, e questo bambino ha una reazione isterica per 2 volte e lei fa risalire proprio questa reazione isterica a problemi di plasticità cerebrale e al fatto che questa reazione si configura proprio come una crisi di astinenza. Non solo i disturbi del neurosviluppo, non soltanto i disturbi dell'umore, ma l'ultima è quella per cui vi chiedo, avete tutti un cellulare o c'è qualcuno che non ce l'ha? Alzi la mano chi non ce l'ha. Ecco, questo è cioè la tecnologia, digitale è diventata, alcuni filosofi la stanno definendo, la prosecuzione del corpo fisico e mentale di ciascuno di noi. Perché ho cominciato a studiarla e a studiarne gli effetti. Vi dico subito, non parlerò di nulla riguardo a quelli che sono i meccanismi dei campi elettromagnetici sulla migrazione neuronale nei primissimi mesi di vita, non vi dirò niente di tutto questo, vi dirò solo ciò che è stato già dimostrato essere il grande alert rispetto ai processi di dipendenza dopaminergica. Ora, io non so quanto tempo ho, però ho bisogno di farvi vedere dei filmati. Puoi mandare bambini e telefono? A 6 mesi, quindi non ha ancora capacità di coordinamento motorio degli arti inferiori, viene fatto quello che oggi è molto frequente, cioè le mamme, per avere respiro, danno un tablet in modo da tenere distratti i bambini e focalizzati su altro, perché la tecnologia ha la capacità di focalizzazione dell'attenzione dovuta a milioni di processi che ora non vi dico. Il piccolo ha una crisi che è corrispondente a quella che si chiama crisi di astinenza. La mamma gli ridà il cellulare e il piccolo smette immediatamente. E lei è anzi convinta che sia molto fortunato il fatto che forse è molto intelligente questo bimbo perché è così precoce con il cellulare, non coordina le gambe, ma coordina perfettamente le capacità digitali di tipo fine, che non sono quelle che a 6 mesi la filogenesi della specie umana si è mai occupata di coordinare. Lei ritoglie il cellulare e abbiamo la seconda crisi. Tutte le ricerche che si sono fatte per capire cosa sta accadendo attraverso quella che è la neuroimaging dimostrano che in questo momento questo bimbo sta avendo una crisi molto simile a quelle di tutte le altre forme che si chiamano addiction, che siano da sostanza o che siano da altro. Mm-hmm. Mamma mia. Questi sono studi che si stanno facendo adesso, cioè che ci si comincia a chiedere adesso, no? Quali possono essere i problemi causati dall'uso di questa tecnologia. Mentre invece questi studi avrebbero dovuto essere stati fatti prima di metterla in commercio. Continuiamo? Allora, diciamo qualcosa sul Wi-Fi. Nel 2014 abbiamo pubblicato un lavoro sulla rivista Electromagnetic Biology and Medicine
che riguarda l'influenza della, del Wi-Fi, delle, in questo caso quella che vedete qui è quello fatto con il telefono cellulare, sui, sulla cinetica enzimatica. E successivamente ne abbiamo pubblicato un altro sulla, con le frequenze del Wi-Fi. E ci siamo accorti che le frequenze del Wi-Fi a 2400 MHz comportano un'alterazione della cinetica enzimatica. Per cui in questa curva, per esempio, vedete lo studio fatto... Sei collegato. Come? Condividere la presentazione. Non l'ho mica staccata. No, no, ma la devi ricondividere. Eccoci qua. Vedete adesso? Sì, lanciala, lanciala tu a schermo intero. Presentazione. Sì. A schermo intero, Fiorenzo. È già a schermo intero. No, no, no. Come prima, la presentazione. Io ce l'ho a schermo intero da me. Me la dà a schermo intero. Allora fai stop share e rifarla ripartire perché non è partita. Un attimo di pazienza. Questo è già così. Professore, se ha due schermi, forse sta condividendo uno dei due. No, ne ho uno solo. Ah, ok. Così la vedete a schermo intero? No. No. No, devi andare come prima su share screen. Ho già fatto. Eh no, poi devi andare sulla tua presentazione e fare share. Vedi, se io lo faccio, viene fuori la presentazione, la vedi, no? Quindi vai su share screen, che è il pulsantino verde. Certo. In basso. Poi mi fa scegliere che cosa ho da condividere. Vedi il tuo PowerPoint. Lo condivido. Bene, esatto. Bravo. Ora devi lanciare PowerPoint, come hai fatto prima, in presentazione. Allora. Diciamo così, se inizio dalla prima può darsi che lui vada... Inizio dalla corrente. Sì, sì, ma non la prendeva dalla corrente. Così la vedete a schermo intero? No. Ecco, ora stai andando avanti, però ecco. Sì, ma non ce l'ho a schermo intero io. No. Tu ce l'hai a schermo intero? No, no. Allora, adesso la lanciamo di nuovo. Sì. Ecco, adesso io la vedo a schermo intero. Aspettiamo un attimo. No. No. Va bene, senti, facciamo così, vado avanti ma ingrandisco di più questa. No, troppo grande. No, così va bene. No? Dai, si vede, dai. Andiamo avanti così, se no... Allora, dicevamo, abbiamo fatto degli studi sulla cinetica enzimatica. E questi studi indicano che gli enzimi che utilizziamo nelle nostre cellule, che funzionano continuamente, alcuni enzimi vengono disattivati dalla esposizione alle radiofrequenze. Questa pubblicazione è di qualche anno fa, del 2014, fatta sul telefono cellulare 900 MHz. Questa invece che vedete, la curva che vedete qua, è stata fatta sul glutatione con le frequenze del Wi-Fi.
Quello che si vede chiaramente è che la curva rossa e la curva blu. La curva rossa è il glutatione, l'enzima, così come funziona nelle cellule, vedete che ha questa curva rossa qua. Quando viene irradiato, la curva si sposta in alto. La curva si sposta in alto e questo significa che per funzionare il glutatione ha assorbito energia e funziona in maniera minore rispetto al naturale. Quindi c'è un'alterazione del funzionamento della cinetica enzimatica. E questo è un grave danno per le cellule, perché significa che non tutte le reazioni metaboliche possono avvenire alla stessa maniera quando un organismo è irradiato dal wifi o dal telefono cellulare. I francesi, che sono spiritosi, sono andati a misurare tra le gambe di questo ragazzo che sta usando il telefono cellulare in wifi. Che cosa ci dice questa cosa? Che quando noi utilizziamo un computer in wifi, deve collegarsi con il router, e qui si misurano all'incirca 13 volt per metro. Cosa che potrebbe essere evitata semplicemente quando... Possono dipendere anche dall'uso eccessivo di cellulare. Ma io non lo uso. Il microfono, Giorgio. Non uso la sera. Vittoria, ma in questi giorni, 2 mesi... Che... Un mese, dal 10 di marzo. Ma al pomeriggio sei sempre lì col cellulare. Giorgio, il microfono acceso. Vai. Questo significa che questo segnale, questa esposizione inutile potrebbe essere evitata semplicemente mettendo il cavetto dal computer al router o a una presa di RJ45. Poi esiste un altro problema, che è il problema dell'elettrosensibilità. Ci sono molte persone che mostrano disturbi quando sono esposte alle radiofrequenze o anche alle basse frequenze. Queste persone hanno una serie di sintomi che non gli permettono di stare in ambienti dove ci sia, per esempio, un wifi diffuso, dove quando c'è qualcuno vicino che usa un telefono cellulare. E ne hanno dei sintomi che sono quasi dei sintomi allergici, come fossero delle reazioni allergiche. Qualcuno ha anche eruzioni sull'epidermide. Mostrano orticaria, eritemi, pruriti, formicolia alle gambe, una serie di tipo riscaldamento alla testa, tutta una serie di sintomi che sono appunto correlati con la loro sensibilità a campi elettromagnetici. A questi si uniscono anche le persone che sono MCS, cioè sensibili alle sostanze chimiche, perché esiste una specie di correlazione tra le manifestazioni alla sensibilità chimica multipla e quelle invece prodotte dai campi elettromagnetici, perché agiscono probabilmente sugli stessi meccanismi di funzionamento. Alcune di queste persone sono costrette a parlare in pubblico, per esempio, con la mascherina. Adesso tutti vanno in giro con la mascherina, sembra una cosa abituale. Ma queste persone non potevano prendere l'autobus, non possono andare al cinema, non possono andare al supermercato, non possono stare in mezzo alla gente. E quindi noi non le vediamo, ma ce ne sono molte. Scusate, quando ho dei rientri dal microfono non riesco ad andare avanti. Queste misurazioni, per esempio, sono state fatte in 2 abitazioni, un'abitazione di Cinecittà a Roma, dove abita una di queste persone elettrosensibili,
e vedete lo spettro elettromagnetico in cui si vedono tutti questi picchi che sono caratteristici delle varie frequenze, come la modulazione di frequenza, le televisioni, la telefonia, GPRS, UMTS, Wi-Fi, cioè sono tutte frequenze presenti in quell'abitazione dove questa persona è diventata elettrosensibile e non riesce più a stare. Per contro, in un'abitazione, in una casa di Orvinio, che è un paesino del Reatino, dove in realtà non ci sono antenne, vedete che tutti questi picchi di radiofrequenze non ci sono e dove l'ambiente è più sano. Dall'11 febbraio è proibito utilizzare il telefono alla guida e c'è il ritiro della patente per questo. Sugli elettrosensibili è stata fatta una serie di ricerche finanziate da Amica negli anni recenti, perché queste persone vengono definite degli pazienti neurologici, nel senso che sono un po' matti, o comunque i medici danno piuttosto dei farmaci o antidepressivi o dei farmaci che possono agire sul sistema nervoso, piuttosto che andare a vedere se questi hanno realmente dei disturbi. Allora, per verificare questo fatto, cioè per vedere se queste persone riportano dei sintomi inventati oppure hanno effettivamente dei problemi patologici, abbiamo fatto questa sperimentazione con questo strumento, che è un misuratore di campi elettromagnetici che registra i campi elettromagnetici a cui la persona si espone. Lo abbiamo dato a queste persone elettrosensibili da tenere per 24 ore in modo che potesse essere registrato tutto il campo elettromagnetico che subivano durante la giornata, e poi andando a vedere i grafici registrati ci rendiamo conto che esistono, vedete, molti, questi qui sono i picchi di emissione di campi elettromagnetici che l'organismo ha subito. Questi pazienti inoltre potevano mettere un marker, spingere un pulsante nel momento in cui avevano dei sintomi. Vedete qui queste macchiettine blu, che sono poi queste isolate, dove il paziente aveva un sintomo. Ora, vedete che sono perfettamente sovrapposte, i sintomi sono sovrapposti esattamente in alcuni punti dove l'organismo è stato esposto a campi elettromagnetici. Questi pazienti potevano inoltre tenere un diario dei loro sintomi, con l'ora, il sintomo che avevano provato e la gravità del sintomo, per esempio dolore a entrambe le orecchie, compressione alle orecchie, si tappano le orecchie. Questo paziente aveva problemi tutti alle orecchie, insomma. E poi, andando a fare una valutazione delle esposizioni, questi numeri che vedete, in cui ci sono esposizioni a campo elettromagnetico, e andando a verificare quando si verificava un sintomo, si trova una perfetta correlazione tra l'esposizione a campo elettromagnetico e i sintomi denunciati dai pazienti. E quindi esiste una relazione precisa tra l'esposizione a campo elettromagnetico e il sintomo che questi pazienti provavano. Quindi in conclusione esiste una correlazione statistica tra l'esposizione ai sintomi ed elettrosensibilità, esiste una mediazione biologica tra esposizione e sintomo, esiste una risposta specifica individuale alla radiofrequenza.
Un'altra cosa da segnalare, per esempio, è che una ditta statunitense che si chiama Optune ha messo a punto un sistema di cura per i tumori cerebrali che consiste nell'irradiare la testa con diverse radiofrequenze. Questo conferma il fatto che le radiofrequenze hanno effetti biologici, in questo caso terapeutici. E quello che vedete qui è un malato di tumore cerebrale a cui stanno mettendo degli elettrodi di un apparecchio che si porta in uno zainetto e che deve esporre la testa per un mese a queste radiofrequenze trovate da questa ditta. La ditta si chiama Optune negli Stati Uniti e questa ditta ha avuto anche l'autorizzazione a utilizzare questo sistema terapeutico. La Food and Drug Administration, che è un po' come il nostro Istituto Superiore di Sanità, ha approvato questo strumento dell'Optune e ha anche dichiarato che questo processo di ritardo nella formazione tumorale, questo effetto di questo apparecchio elettronico, deriva dall'esposizione alla radiofrequenza a livelli non termici. Quindi siamo in presenza di una doppia verità in cui per fare i limiti di legge diciamo che esistono solo gli effetti termici per cui si possono utilizzare campi elettromagnetici anche a potenze elevate. E, mentre invece per dare il permesso per utilizzare delle terapie a radiofrequenza viene dichiarato che le terapie funzionano a livelli non termici. Quindi contemporaneamente si stabilisce che esistono effetti termici ed esistono effetti non termici, che sono stati sempre negati nella formulazione dei limiti di legge. Parliamo del 5G. Quanto tempo ho ancora? Nessuno risponde. Bene. Non c'è problema, fino alle 19:30. Ah, grazie. Prego. Allora, 5G. Il 5G viene immesso sul mercato senza una valutazione del rischio. Proprio qualche giorno fa guardavo un'interrogazione fatta al Congresso americano in cui si chiedeva quanti soldi sono stati stanziati per fare ricerca sul 5G, cosa che veniva chiesta da uno dei partecipanti al Congresso degli Stati Uniti, il Congresso e il loro Parlamento, al governo. E la risposta è stata zero, cioè non sono stati stanziati nessuna cifra per verificare se il sistema 5G possa essere dannoso oppure no. Una notizia che sta circolando in questo periodo è quella che ci sia una correlazione tra il virus, il Covid-19, e la presenza di radiofrequenze nell'ambiente. E direi che questa può essere un'ipotesi non ancora accertata. Una valutazione che possiamo fare sulla base degli studi esistenti è che già nel 2013 il professor Smigiewski, che è un ricercatore polacco, un medico ricercatore polacco, aveva pubblicato una ricerca in cui parlava di una reazione del sistema immunitario a bassi livelli di esposizione al campo elettromagnetico di alta frequenza, pubblicato nella rivista Biology and Medicine, rilevabile in PubMed nel 2013. Insieme a questo lavoro ce ne sono altri, come quello di Dubrovsky, Monotropic Effect of Electromagnetic Fields,
cioè effetti monotropici dei campi elettromagnetici di alta frequenza, che si trova anche questo in PubMed, lo studio di Olle Johansson, che parla di disturbi del sistema immunitario dai campi elettromagnetici, pubblicato su Pathophysiology nel 2009. Se noi mettiamo insieme queste conoscenze con gli studi fatti da Blackman, quello che vi indicavo prima nella fotografia, sulla efflusso di ioni calcio provocati dalle radiofrequenze, pubblicato su Biomedicine nel 2019, quindi recentissimo, oppure fate una valutazione degli studi su bioiniziative, che è quel rapporto del 2012 di cui vi parlavo prima, oppure fate una ricerca su PubMed, che è la raccolta delle pubblicazioni scientifiche verificate su campi elettromagnetici e sistema immunitario, trovate 119 pubblicazioni di ricerche fatte. Quindi, se esiste una correlazione tra esposizione a radiofrequenze e sistema immunitario, con una possibile depressione del sistema immunitario, questo può dare origine anche a un maggior attecchimento di agenti infettivi opportunistici, che possono essere batteri o che possono essere virus, sull'organismo. Le ore 19. Può essere depresso dal punto di vista immunitario. Quindi è un'ipotesi da studiare ancora, da verificare, ma è un'ipotesi plausibile. Un'altra cosa che bisogna dire sul 5G è che il 5G esiste già, nel senso che quella che vedete in questa immagine sono le vecchie antenne che siamo abituati a vedere, con attaccate sotto le antenne del 3,4 GHz, cioè le ultime frequenze vendute dal governo. Ma da queste antenne precedenti vengono emesse anche le frequenze di 720-760 MHz, che sono la prima fascia di frequenze utilizzate dal 5G. Quindi il 5G esiste già come irradiazione in questo momento. Poi sarà successivamente completato dalle frequenze di altissima frequenza, come quelle a 28 GHz e fino a 34 GHz, e poi a quelle a 78 GHz, che sono quelle che saranno utilizzate per le comunicazioni delle auto in movimento, per i radar delle auto. Quindi una parte delle frequenze del 5G le conosciamo già e fanno parte degli studi già effettuati, e sappiamo già che sono dannose. Le nuove frequenze 5G utilizzeranno il sistema di beamforming, cioè non irradieranno completamente il territorio attorno, ma faranno delle emissioni, diciamo così, puntuali, nel senso che quando c'è una persona che telefona o più persone che telefonano, il raggio viene indirizzato verso quella direzione. Ora, questo comporta anche un risparmio energetico dal punto di vista energetico, ma comporta anche la difficoltà di misurare se effettivamente queste radiazioni superino il limite di legge, perché si tratta di emissioni che cambiano continuamente nel tempo, sia in potenza che in direzionalità. Prima avevamo antenne di vecchio tipo, 2G, 3G e 4G, che mettono tutto il territorio e il telefono andava a cercarsi il contatto con la stazione. Con il 5G, il beamforming fa sì che il raggio venga direzionato verso il telefono che chiede la comunicazione, e questo comporta dei problemi riguardo alle misurazioni. Le ARPA stesse non sanno
come fare attualmente, perché bisognerebbe sapere la quantità di campo emesso da queste antenne e poi, siccome ci si sposta continuamente, diventa difficile fare una valutazione del campo elettromagnetico alla persona che lo percepisce. Le antenne 5G sono fatte in questa maniera. Cioè sono questi puntini che vedete, se li guardiamo dentro le scatole che le contengono, si chiamano phased array, se li guardiamo nelle scatole che le contengono, sono composte, vedete, da puntini, sono 64 puntini, 8x8, in ogni scatola ce ne sono 128, e tutte insieme cooperano per formare un fascio che viene direzionato verso l'utente che deve utilizzarlo. Io ho recentemente misurato delle emissioni a 3,4 GHz, quelle del 5G appunto, a Bologna, e il campo era piuttosto elevato. Penso che sia per il fatto che sia ancora in sperimentazione, quindi non sia nello standard. Però abbiamo delle densità di potenza che sono molto elevate. La TV svizzera ha mandato in onda un video in cui si dimostra, adesso magari non abbiamo il tempo di vederlo tutto, anzi di vederlo, però vi spiego che cosa succede. Cioè, le compagnie hanno detto che con il nuovo 5G non si superano i limiti di legge. Questo video, che potete comunque trovare su internet presso l'associazione gigahertz.ch, che vedete in basso, riportata, dice invece un'altra cosa, che loro hanno fatto delle valutazioni sulla Ericsson, che è una delle ditte che produce le antenne di questo tipo, e hanno verificato che non è possibile che per fare lo stesso servizio con le antenne 5G si utilizzi una minore quantità di energia. E in effetti hanno dimostrato che la quantità di emissione è molto maggiore per poter raggiungere tutti gli utenti. Quindi il 5G richiede molta più potenza di quella dichiarata da Swisscom, e la polemica in Svizzera è stata proprio questa, tanto che il governo svizzero ha proibito l'installazione del... Vedete, questo è riportato dal Financial Times nel gennaio del 2020, che la Svizzera dice di installare le antenne, ma senza il sistema beamforming, che è quello che irradia di più e che è difficilmente controllabile. In realtà l'argomentazione era che la lettera spiega che non c'è sufficiente chiarezza tecnica sul metodo di calcolo dell'esposizione alle onde radio che verrebbe prodotta dal beamforming. E quindi il beamforming non viene autorizzato in Svizzera. Qui vedete una simulazione della emissione delle antenne 5G che oltrepassano i limiti ICNIRP. Il 5G farà sì che le antenne vengano triplicate, perché le radiofrequenze a elevata frequenza non oltrepassano gli ostacoli e quindi devono essere ravvicinate. Poi c'è un altro problema ancora più preoccupante, ed è questo. Il dottor Tom Wheeler, che è l'amministratore della FCC, Federal Commission of Communication negli Stati Uniti, oltre a dare alla ditta Tesla SpaceX l'autorizzazione a mandare in orbita 11.936 satelliti
per irradiare la Terra con il segnale 5G, dice anche questo. E questo video lo trovate anche su internet, è una sua dichiarazione. Il 5G è un affare talmente grosso, un business talmente grosso, che non dobbiamo preoccuparci né di standards né di fare dei test. Cioè bisogna installarlo senza preoccuparsi degli effettivi possibili danni. Esistono pochi studi, anzi quasi niente, sulle frequenze millimetriche. Qui ce ne sono riportati due o tre. E il problema è la messa in orbita di questi satelliti per irradiare tutta la Terra. Quindi non è più il problema se siamo o no vicini a un'antenna, ma si pensa di irradiare tutta la Terra con questi satelliti. SpaceX, con il progetto Starlink, ha cominciato a mandare in orbita, ha fatto già 4 lanci di questi satelliti. Ogni lancio ne mette in orbita 60, quindi attualmente in totale ne sono stati posizionati a circa 400 km dalla Terra 240. Questo è il lancio del 28 gennaio del 2020. So che ce ne sarà un altro a maggio. Queste sono le orbite. Questo è il distacco dal modulo del sistema di antenne che, quando poi si dispiega, mostra, ecco, tutte le antenne di emissione che sono posizionate nello spazio. Una per ogni satellite. Questo è il signor Elon Musk, che con il progetto Starlink vuole irradiare tutta la Terra per vendere i suoi servizi di telefonia, di connessione dati. Tra l'altro è anche il signore che ha inventato PayPal, quindi è una mente. Esiste un'opposizione degli scienziati al 5G, che adesso finora ha raccolto 247 scienziati, che chiedono una moratoria sul 5G fino a che non si abbiano sicurezze sul loro uso. Una valutazione scientifica: perché le onde millimetriche possano far male? Primo, perché entrano nella pelle, non entrano molto in profondità negli organismi, perché più le frequenze sono elevate e meno penetrano nell'organismo. Queste radiofrequenze sono distribuite dalle ghiandole sudoripare, che sono controllate dall'ipotalamo, e poi eccitano le terminazioni nervose periferiche che mandano i segnali al cervello. Questo studio è stato fatto da Yuri Feldman nel 2008, il quale, insieme alla pubblicazione, sulla pubblicazione dell'American Physical Society, ha anche fatto una lettera in cui chiedeva al governo di fare una moratoria, perché questi effetti possono essere molto dannosi per l'organismo. Qual è il razionale dello studio che ha fatto Feldman? E lui ha identificato il fatto che le ghiandole sudoripare sono fatte a forma di elica e sono riempite di una sostanza conduttiva alla fine, no? Perché è fatta di sali minerali, acqua e sudore. Questa è un'immagine all'attack di una ghiandola sudoripara. E se noi andiamo a vedere nello strato dell'epidermide, queste ghiandole appunto sono fatte così a cavatappo e possono ricevere bene il segnale delle onde millimetriche. Altrimenti nella pelle abbiamo anche, questi sono i peli, le terminazioni nervose periferiche, le quali sono tutte connesse attraverso il midollo spinale con il sistema nervoso centrale. Quindi quando tutta l'epidermide, che contiene all'incirca un centinaio di queste strutture per centimetro quadrato, viene sollecitata contemporaneamente, tutte queste terminazioni nervose mandano dei segnali al sistema nervoso centrale, e ci si può aspettare anche
alterazioni comportamentali da questo, perché il talamo è quello che praticamente media le sensazioni periferiche con le risposte neuromotorie del sistema nervoso centrale. Ma questo è uno studio e è assolutamente assurdo che vengano emesse queste radiofrequenze senza aver verificato che siano innocue per l'uomo. E tutta questa cosa viene pubblicizzata con l'internet delle cose e quindi mettere in comunicazione tutto, tutti gli oggetti della nostra abitazione, del nostro vivere quotidiano. Ci sono centinaia di cose che possono essere fatte con il 5G. Una raccomandazione importante è mantenere almeno le stanze da letto lontano da tutte le emissioni di campi elettromagnetici. Il problema è da porsi a che fare intanto che succede che queste installazioni vengano fatte senza aver studiato la loro innocuità. Molti comuni, questo è uno, hanno fatto una delibera del Consiglio Comunale dicendo che vogliono aspettare che siano fatti almeno degli studi o avute delle assicurazioni sulla non pericolosità di questi campi elettromagnetici. O forse in futuro dovremo vivere così, dentro un'armatura per proteggerci dai campi elettromagnetici. Le cose che si possono fare sono molte. Esistono tantissimi comitati che si oppongono a questa immissione di antenne nel nostro ambiente. Intanto possiamo chiedere la diminuzione degli obiettivi di qualità nella legge da 6 volt per metro a 0,6 e poi di ripristinare le misure nel periodo di tempo da 24 ore come sono adesso, che quindi la quantità di tempo diluisce il segnale, ai 6 minuti che c'erano prima. Il governo Monti aveva portato le misurazioni a 24 ore in una maniera impropria, perché la valutazione del campo elettromagnetico su 6 minuti era, 6 minuti sono il tempo con cui un organismo con una circolazione normale riesce a dissipare il calore provocato dalle emissioni elettromagnetiche. Quindi la misurazione su 6 minuti aveva un razionale biologico, la misurazione su 24 ore non ha nessun razionale. È stata lanciata l'anno scorso una campagna per lo sciopero dell'uso del cellulare, per dare intanto per dire che il problema delle emissioni è soprattutto il telefono. Se noi non lo usassimo non ci sarebbero le antenne. E i cittadini sono preoccupati, pur usando questo strumento tecnologico, sono preoccupati della possibile pericolosità di questi strumenti. Si può suggerire di non sottoscrivere i contratti 5G, perché per utilizzare il 5G bisogna sottoscrivere un contratto. La mia indicazione è che il cellulare è una radio di emergenza, che è prezioso da usare nei casi di emergenza, ovviamente, ma da usare solo in caso di emergenza e non per le comunicazioni che sostituiscono le comunicazioni col filo. Il 25 gennaio è stato fatto un appello internazionale per lo stop del 5G nella Terra e dallo spazio. Abbiamo un grosso problema di conflitto di interessi. I giornali minimizzano, per esempio a Porta di Vespa c'è stata una ridicola trasmissione che veramente era orripilante,
per cui non si vuole fare informazione. Vi faccio qualche esempio. Il 15 di gennaio, il signor Romeo, che era un dipendente Telecom, che utilizzava il telefono cellulare per lavoro, ha avuto un tumore del nervo acustico. E il signor Romeo ha fatto causa alla TIM e la prima sentenza del 2018 diceva che si riconosceva la causa di servizio a causa del tumore provocato dal telefono cellulare e quindi condannava l'INPS a risarcire il lavoratore. Naturalmente era stato fatto ricorso e la sentenza di appello del gennaio 2020, quindi di qualche mese fa, confermava il nesso di causalità tra l'esposizione al telefono cellulare e il tumore del nervo acustico del signor Romeo. Guardate un attimo come dà la notizia la Repubblica il giorno dopo. La Corte d'Appello di Torino dice c'è un nesso tra l'uso del cellulare e alcuni tipi di tumore. Poi nel sottotitolo dice ma la sentenza contrasta con gli ultimi studi degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Che l'Istituto Superiore di Sanità non ha fatto nessuno studio. Sempre sulla stampa, il Corriere della Sera dice cellulari non c'è rischio di tumore, ma bisogna usarli con prudenza. Quindi siamo in presenza di un falso, perché il giudice riconosce il nesso di causalità e il Corriere della Sera dice non c'è rischio di tumore. Il conflitto di interessi è una cosa importante e praticamente modifica tutta la situazione nella informazione sui danni da campi elettromagnetici. Tanto che il dottor Harry Lai, sempre uno di quelli che vi facevo vedere nella fotografia di prima, ha messo a confronto gli studi pubblici e gli studi fatti dall'industria, finanziati dall'industria sui campi elettromagnetici. Se gli studi sono finanziati con denaro pubblico, trovano effetti dannosi per il 70% e non li trovano per il 30%. Gli studi finanziati dall'industria, invece, trovano effetti dannosi per il 32% e non li trovano per il 68%. Quindi vedete che siamo in presenza di risposte scientifiche completamente opposte. E questo dal fatto che l'industria pilota studi sui campi elettromagnetici che tendono a non trovare gli effetti biologici. C'è un altro problema. Sulla installazione del 5G manca il parere sanitario. La riforma sanitaria 833 del 78 assegna al governo la competenza di richiedere il parere sanitario in materia di immissione di energia nell'ambiente a due agenzie di salute pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, che era l'ISPES, oggi è inglobato dall'INAIL. Una richiesta di accesso agli atti fatta dall'Associazione Amica, siamo riusciti a sapere che il governo non ha chiesto alcun parere sanitario all'Istituto Superiore di Sanità per la vendita delle frequenze 5G. Quindi queste installazioni che si stanno facendo sono installazioni illegittime. Il 5G viene imposto a tutti senza il parere sanitario e questo è antidemocratico. Il 5G viene imposto a tutti, anche a chi non lo usa, e questo è immorale, perché tutti vengono irradiati. Lo sviluppo tecnologico deve rispettare la salute e la democrazia, altrimenti non è progresso, e invece viene spacciato come un miglioramento del nostro progresso. In realtà, in questo senso, non è vero.
Abbiamo scritto questo librino che serve per l'uso da parte di persone non addette ai problemi dei campi elettromagnetici, che quindi hanno meno competenze su questo. È una cosa scritta in modo semplice, ma dove sono riportate le citazioni bibliografiche della scienza indipendente, dove vengono dimostrati gli effetti dei campi elettromagnetici. Grazie dell'attenzione e buonasera. Grazie, grazie di cuore.